quinto mercato della terra e della biodiversità qui a San Giorgio, eccellenze enogastronomiche, ma anche innovazione in campo gastronomico, e ne parliamo con la trattoria Barbatoni. Buongiorno. Sì, innovazione rimanendo comunque sempre nel passato, perché la nostra ricerca è proprio di ritrovare sia ricette antiche ma anche prodotti che si avvicinano ai prodotti che si mangiavano un tempo. E proprio per questo nel 2018 è partito un progetto che secondo me è un bellissimo progetto, dove aziende agricole gestite da ragazzi molto giovani, sono tutte aziende agricole della zona, hanno riscoperto la coltivazione delle patate. Infatti è partito proprio lo scorso anno un progetto che si chiama Patata d'Or, perché viene svolto all'interno del comune di Orio Canavese, e questi ragazzi hanno sperimentato insieme alla Scuola Agraria di Caluso e all'Università di Agraria di Grugliasco, hanno sperimentato la coltivazione di 5 varietà di patate, andando dalle più antiche, la più particolare forse la Violetta di Ivrea, che si coltivava nel 1700 proprio in questa zona, fino ad arrivare alla Agria, che è una patata molto molto recente. Un progetto che ben si sposa con indigena e con autoctoni in via di espansione. Certo, infatti la filosofia di questa manifestazione è molto in linea con la nostra, è proprio in linea con quello che il progetto vuole fare, vuole riscoprire. Potete saperne di più venendo qui a San Giorgio, al Mercato della Terra della Biodiversità, oggi, e parlare direttamente con Barbatoni.